avanti ad agio. Il Pescara di Massimo Oddo soffre a tratti ma batte la Maceratese chiudendo il ritiro di Cingoli con un successo comunque beneaugurante in vista dell'inizio della Coppa Italia. Al comunale Spivak i biancazzurri hanno fatto vedere buone cose ma anche una condizione fisica che risente dei pesanti carichi di lavoro sostenuti prima a Pizzoferrato e poi in terra marchigiana. La gara di ieri con i biancorossi di Cristian Bucchia ha visto in avvio in campo un Pescara con il 4-3-1-2 con Paolucci trequartista a ridosso della coppia d'attacco La Padula-Caprari. In difesa schierato quello che ad oggi sarebbe il poker titolare con Ćosić e Zuparic centrali con Zampano e Rossi ad agire sulle fasce. A centrocampo il furetto Torreira Mandragora e l'esperto Memusciai. Avvio di gara promettente per il Pescara con la rete del vantaggio che arriva al nono minuto grazie a Paolucci dopo un'ottima intuizione di La Padula. La risposta dei marchigiani è immediata. Al 17° su angolo dell'altro ex teramano Buonaiuto, Faisca di testa brucia tutti sul tempo mettendo la gara in parità. Poi solo equilibrio, qualche occasione dall'una e dall'altra parte e la ripresa con il solito pieno di sostituzioni e due squadre tutte nuove sul terreno di gioco. La Maceratese neopromossa in Lega Pro non sfigura, ma poi quasi alla mezz'ora ci pensa il sindaco Marco Sansovini ad inventare uno dei suoi colpi regalando con un Eurogol al Pescara la rete della vittoria. Ora terminato il ritiro di Cingoli, si tornerà in città per prepararsi alla gara di domenica sera con il Sassuolo, potendo contare da lunedì sui due nuovi arrivati, Verre e Crescenzi. Ora all'appello manca una punta, ma con un mese esatto di mercato, la fretta potrebbe essere cattiva consigliera.